Hello guys, bentornati, questo è il mio canale. Io sono Giuppi, sono un programmatore nomade e forse tra 5 anni non avrò più un lavoro. Questo perché a quanto pare l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando un po' tutto il mondo in realtà, ma anche il mondo del lavoro, della programmazione, quindi il mio settore, e si inizia a discutere sul fatto che l'intelligenza artificiale possa sostituire completamente i programmatori. E di quello di cui parliamo oggi. Partiamo dando un nome a questa intelligenza artificiale. Il nome sulla bocca di tutti è ChatGPT, questa chat di OpenAI basata appunto su GPT-3, la loro intelligenza artificiale, che è in grado, col suo modello linguistico super avanzato, con milioni di parametri e un dataset su cui si è allenato gigantesco, di praticamente parlare come fosse una persona normale. Capisce molto bene quello che gli chiedete e dà delle risposte molto molto articolate, che in alcuni casi non si capisce neanche che siano state create da un bot, ma soprattutto è anche in grado di creare del codice. Se gli chiedete di creare una funzione, una pagina HTML, di provare a risolvere dei bug, proverà sempre a rispondere. Quindi due fattori quali sono? È in grado di capire quello che chiedete, in qualche modo, ed è in grado di dare una risposta che comprenda anche la creazione di codice. Ma se ChatGPT è quello che ha reso famosa l'intelligenza artificiale in questo momento e fa sì che non si parli d'altro, ci sono già altre soluzioni che in realtà sono ancora più vicine al mondo della programmazione, come GitHub Copilot. Sempre basandosi su una tecnologia di OpenAI, GitHub Copilot è, diciamo, il vostro aiutante, il vostro programmatore artificiale, che mentre voi siete sul vostro IDE e scrivete codice, prova a suggerirvi continuamente del codice, in alcuni casi azzeccandoci, in alcuni no, ed è anche in grado di generarne completamente da zero se fate un commento e fate appunto una richiesta. Lo sto usando da non molto, ci ho fatto una live, recuperate, anzi mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti, perché qua si parla di programmazione da remoto, da nomadi digitali, quindi non perdetevi né questi video ma neanche le live, perché in live mettiamo le mani sulle cose. E appunto recuperate la live in cui ho provato Copilot per la prima volta. E adesso che lo uso nella vita di tutti i giorni posso assicurarvi che dà un grande aiuto. Non è che mi scrive il codice da solo, ma velocizza molto un sacco di operazioni. Poi c'è Google, che sta facendo un po' di fatica col suo Bard a venire fuori, perché non si sa che stato sia, e sembra quasi che sia spinto dal trend dagli suoi investitori a dire: presenta anche tu la tua intelligenza artificiale, sennò qua è un casino, visto che Microsoft con Bing sta appunto includendo ChatGPT nel suo motore di ricerca. Insomma, è una corsa all'intelligenza artificiale in questo momento, come lo fu con la blockchain. La grande differenza però è che questa è una tecnologia veramente tanto impattante, perché può davvero sconvolgere un sacco di cose a cui siamo abituati e sostituirci un sacco di lavori. Ma questo come lo mettiamo nel nostro mondo della programmazione? Allora, abbiamo detto che c'è appunto l'intelligenza artificiale in questo momento riesce a capire quello che gli chiediamo in maniera proprio di altissimo livello, noi parliamo come parlassimo a un collega, e riesce in risposta a creare del codice su una nostra richiesta. Codice che è di qualità relativa, nel senso a volte ci azzecca, a volte no. Diciamo che sembra quasi una questione giustamente di statistica. Prova a proporci delle soluzioni a quello che chiediamo, e in base anche ai nostri feedback, quindi dandogli continuamente dei feedback per aggiustare il tiro, si riesce comunque a avere cose molto interessanti già adesso. Quindi proviamo a rispondere a questa domanda da $1 milione. L'intelligenza artificiale sostituirà completamente i programmatori? Ora, lasciamo perdere la sfera di cristallo. Più che rispondere a una domanda del genere, secondo me conviene farsi una domanda del tipo: come cambierà il lavoro del programmatore nei prossimi anni con l'intelligenza artificiale? Questo perché già dei tool che sono in grado di suggerirci cose che non sono buttate lì, ma molto spesso sono relative al contesto, oppure pensare a delle interfacce in cui si può parlare come a un umano e si riceve indietro del codice, ci fanno immaginare che più avanti nel tempo probabilmente noi ci interfacceremo in quel modo a molti tool per creare del codice. Si potranno creare infrastrutture che andranno proprio a unire i vari pezzi, perché se pensate a tutti gli vari automatismi che ci sono già adesso nella creazione di un software e nel deploy, nella diffusione del software, se ci mettiamo che appunto si può semplicemente chiedere che venga creato quel software, capite che effettivamente un programmatore dovrà cambiare forse approccio, quindi non dovrà pensare scrivo tutto il codice che serve, ma magari dovrà solo creare la struttura nella propria testa di quello che serve per un'applicazione o per il proprio orticello di applicazione,
e si potrebbero in effetti velocizzare e automatizzare un sacco di passaggi che ora sono fatti a mano. Viene da dire che questa cosa di chiedere in linguaggio umano, per esempio, un pezzo di codice, e il fatto poi di dovergli aggiustare il tiro per avere quello che vogliamo, sia un altro modo di programmare, un modo di programmare più ad alto livello. Ed è interessante come per esempio questo possa discernere poi quello che è il linguaggio di programmazione, perché nel momento in cui è l'intelligenza artificiale a fare questo tipo di traduzione tra quello che noi vogliamo e il codice vero e proprio, beh, tecnicamente potrebbe fare una traduzione molto a basso livello e avere poi un applicativo che gira praticamente in codice macchina. Ora magari sto un po' vagando con la testa, però è proprio questo diverso paradigma tra scrivo il codice che faccia determinate cose o qualcuno che è molto bravo a interpretare quello che voglio e scrivere un codice che faccia quella cosa lì. Insomma, è interessante. Quindi non mi viene da dire non ci saranno più programmatori, probabilmente ne serviranno molti meno che facciano un lavoro di scrittura, codice ripetitivo e semplice. Già oggi ci sono comunque, nel corso degli anni ci sono stati dei processi che hanno semplificato alcune cose, però da qui a dire non ci saranno più programmatori, ci servirà un'evoluzione, bisognerà avere una visione più d'insieme probabilmente sia di quello che è tutto un progetto, che magari di quelli che sono i bisogni dell'utente finale. E magari si creeranno anche delle figure nuove e sicuramente poi c'è da dire che se questo dovesse accadere, come sembra accadrà, e accelererà molto il progresso, come ogni volta che si è accelerato il progresso per un certo tipo di rivoluzione tecnologica si creano un sacco di figure nuove, di posti di lavoro nuovi, proprio perché si creano un sacco di possibilità nuove che solitamente, almeno per me, è difficile anche solo immaginare. Un'altra domanda che allora si potrebbe fare è: ok, ma quindi mettiamo che i programmatori senior, bravi, si possono adattare e seguire quello che saranno i trend con l'intelligenza artificiale, chi invece inizia adesso da zero? Ha senso che studi programmazione se l'intelligenza artificiale prenderà il posto di tutti, diciamo, forse gli junior? Tolto che appunto, come dicevo prima, ci saranno figure nuove che si creeranno e in qualche modo si parte sempre da junior. Soprattutto adesso, più che pensare a una sostituzione o eliminazione di figure, quello che su cui mi concentrerei è: l'intelligenza artificiale probabilmente entrerà a far parte di questo mestiere in maniera molto molto anche invasiva, e quindi conviene, intanto questo non cambia poi il voler diventare programmatore o meno, perché poi siamo ossia anche da passione da altre cose, ma in generale non è un momento in cui stiamo per passare da servono un sacco di programmatori a non ne servono più perché fa tutto l'intelligenza artificiale. Quindi continuerei a provare a entrare in questo mondo, ma cercherei di seguire questi trend, perché non parliamo semplicemente di usare, che ne so, Copilot per programmare più velocemente, che comunque male non fa, ma è anche prepararsi al fatto che potrebbe esserci poi un lento switch di paradigma in cui non sarà più scrivo tutto il codice ma istruisco qualcuno, banalmente appunto un'intelligenza artificiale, un copilot di qualche tipo, che mi scriverà dei pezzi di codice. E per quanto ci sia questo cambio di paradigma, bisogna comunque avere poi una conoscenza molto forte di quelle che sono le basi, perché soprattutto in caso di bug, in caso di buchi di sicurezza, in caso di dover modificare il tiro, adesso parliamo proprio, dobbiamo istruire ogni volta qualunque intelligenza artificiale per avere quello che vogliamo, dobbiamo sapere come funzionano le cose, quindi non si scappa dallo studio delle basi, dall'approfondire poi un certo framework, un certo stile, un certo ambiente, e anche avere una visione magari più ampia e quindi non stare proprio solo in un certo orticello della programmazione. Questo secondo me aiuterà molto poi nell'imparare a istruire anche questi mezzi. Quello che è il mio consiglio è: cercate di non voler evitare di avere a che fare con queste cose dicendo è il male perché ci ruberà il lavoro, perché questo ogni rivoluzione tecnologica, pensate alla rivoluzione industriale, ha fatto questo per tante persone, ma il progresso di solito crea nuove soluzioni che potrebbero essere anche reddito universale per tutti, non sto dicendo che bisogna per forza poi fare nuovi lavori, però sicuramente questo potrebbe accelerare un sacco di campi che noi non riusciamo neanche a immaginare, ma anche solo migliorare lo stile di vita per molte persone. Quindi credo aiuti molto anche proprio per cercare di essere così parte di questo tipo di progresso,
il provare ad unirlo a quello che si sa già, quindi senza dire io ho sempre fatto così e non si può fare altrimenti, o senza pensare che senso ha che lo studi, che lo faccia io se c'è già un'intelligenza artificiale, ma cercare di farne parte. Quindi per chi è senior, cercare di capire come funzionano questi strumenti, come usarli per andare a fare qualcosa di ancora migliore rispetto al vostro bellissimo codice, o perché all'inizio di dire ok, di sicuro non mi serve studiare con ChatGPT che mi dice le risposte, studio per capire come funzionano un sacco di cose e poi però provo a capire come questo può aiutarmi a diventare più veloce, come può automatizzare delle cose, dove sbaglia, dove posso correggerlo. Perché probabilmente, anche qua parliamo di probabilità, non ho certezze, però credo che queste cose in futuro saranno veramente tanto tanto presenti anche solo nella vita di tutti i giorni del lavoro del programmatore. Bene, questo era proprio un video così di riflessioni basate praticamente sul nulla, ma davvero basta poco, basta veramente un copilot che vi suggerisce le cose per capire che bisogna aspettarsi grandi grandi cose, non solo in tutti gli altri settori che possono andare dal customer care, anche cose più artistiche, perché vedete che l'intelligenza artificiale possono fare cose anche più creative. Anche la programmazione sarà probabilmente invasa da questo tipo di tecnologia, perché è una tecnologia che è in grado di replicare molte cose che prima pensavamo non potessero essere replicabili dalle macchine, potessimo solo fare noi col nostro fantastico cervello da scimmia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, volevo fare appunto queste riflessioni perché credo che questa cosa succederà in fretta, nel senso che sta già succedendo, adesso se ne parla c'è il solito hype considerato come ogni cosa, ma credo che proprio provando quello che a livello tecnologico si veda che sicuramente avrà un impatto anche solo appunto come dicevo prima nella vita di tutti i giorni. Quindi essere un programmatore, magari diventare adesso un programmatore, vorrà dire avere a che fare con queste cose, quindi oggi più che mai conviene metterci le mani, vedere cosa succede e starci sempre, sempre sul pezzo. Vi ringrazio per aver visto questo video, se non mi vedrete più perché ci sarà un'intelligenza artificiale a fare i miei prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima come sempre.